Una sedia fia. Un picciato. Ma mi dirà la parola. Tu conosci, se non lo conosci non mi dico. Ti smetto un cerotto. In bacio, così ce la fa. Fermo lì, gira su te stesso. Vai, vai.
还是报警的呀？你自己干的。叫妈，叫妈不接你。妈不接你。这是不是不能开车？Thank you.
d'accordo, però prima di andare via permettete che ringrazio a nome dell'organizzazione, a nome mio personale, il maestro Gianni Romano, che il Signore aiuti il bambino, aiuti i genitori, ma aiuti anche la nostra banda a ritornare ai fasti di cui era una volta. Sapete, Cittanova è una delle più belle bande che ci fossero in Calabria. Poi, poco alla volta, si è ridotto un po' maluccio. Adesso ci auguriamo, con l'impegno del maestro Romano, di questi cari giovani, più o meno grandi, che possano veramente riportare Cittanova ai meriti che aveva una volta. Grazie, possiamo andare. Dico che sul bambino e la mamma quest'anno abbiamo Gesù Bambino con la sua vera mamma. L'anno prossimo ci auguriamo di avere una famiglia intera, quindi il papà, la mamma e il bambino. Thank you.
Thank you.
motivo di questi nostri incontri. E un po' di silenzio, per favore. Nelle proprie case senza aprirsi ai problemi del sociale, ai problemi che la società pone. E allora quest'anno abbiamo preso come tema i profughi a Cittanova. Avete visto i cartelloni, abbiamo mandato anche il concorso per le scuole elementari, scuole medie, scuole materne, e rassicuro che dalle scuole medie solo una professoressa ha risposto, dalle scuole elementari nessuno, dalla scuola materna altrettanto. Del liceo classico, scientifico e scuola d'arte, niente. Questo è Cittanova, ci siamo sforzati di preparare cartelloni, ha risposto anche il paese Serra Stretta vicino alla Venezia Terme, ha portato due cartelloni. Il preside De Masi, che stasera non c'è ma ci sarà il giorno 6, ha mandato il presepe, se volete anche illuminarlo per favore, di qua. Il presepe è illuminato, l'universo con tutti i pastori che raffigurano il mondo. Ed è venuto in più persone, il preside De Masi che è di Oppido e il preside è a Torrenova, ed è venuto con un bidello e quattro professori, anche qualcuno di Cinque Fronti. Abbiamo avuto la partecipazione degli altri paesi, ma Cittanova, nelle mamme, nelle maestre, nei maestri, nei professori, nessuno considera i profughi che ci sono da noi. Un fatto è certo, che ogni giorno ci bussano alla porta, ogni giorno noi abbiamo a che fare con i problemi del sociale, ogni giorno arrivano gente che dice che è jugoslava, non sappiamo se sono zingari, non sappiamo se fleppano, ci sono molti marocchini. Allora, insieme a 4-5 mamme siamo andate a visitare giorno per giorno, durante diciamo, i comizi elettorali, si andava nelle case dei marocchini a vedere effettivamente come stanno a Cittanova. E non vi dico quanta tristezza e quanta solitudine c'è nelle loro case. Comunque, conoscersi per convivere, noi abbiamo già fatto una prima tappa. Se le persone qui presenti vogliono collaborare ancora con noi, fino al giorno 6 c'è tempo. Giorno 6 faremo la festa, daremo le coppe ai migliori, che poi saranno sicuramente quasi tutti premiati, proprio per mettere in pratica questo nostro desiderio, conoscere la gente che sta in mezzo a noi. Ora cerchiamo di partecipare almeno nel poco che abbiamo o che siamo. Noi continueremo con questo tema fino al 6 gennaio. I nostri ragazzi, le mamme qui che partecipano ci daranno una mano d'aiuto a conoscere le persone che vivono in mezzo a noi. Sono di un'altra religione, sono di un'altra cultura, non possono partecipare. Siamo andati a cercare un Gesù bambino marocchino o albanese, non possono partecipare. Non hanno la stessa fede, non hanno, però sappiamo tutti che discendono tutti da Abramo, perché i musulmani, l'islamismo che loro professano, la religione di Maometto, è all'origine una propaggine proprio della religione ebraica, da Abramo in poi. Quindi noi cerchiamo di conoscere veramente, giorno 6 faremo questo, una festa in onore loro, non che loro verranno, ma in onore loro. Hanno tanto bisogno, chi vuole portare dei pacchi o vestitini che magari non si mettono più i bambini, qualcosa da mangiare, noi faremo a gruppi e andremo a portarglielo. Giorno 5 ne faremo la Befana. Se assieme ai marocchini abbiamo bisogno anche di portare qualcosa ad anziani, al povero di Cittanova, lo faremo con molto piacere. E allora con l'augurio di vederci giorno 6, che non sia quindi stasera un momento così singolare, momentaneo, ma che sia un momento che possa portare frutti, vi auguro buone feste, buon Natale, buon principio di anno nuovo insieme a tutti gli altri che vivono nel nostro paese. Grazie di tutto e speriamo che il Gesù bambino venga nei nostri cuori prima che nelle nostre strade.